Torniamo finalmente a parlare del manga, è da un po' che non ne parlavo, sinceramente mi è mancato il tempo, però comunque è fatto parecchio bene, la storia è diversa leggermente in alcuni particolari rispetto a quelle dell'anime e merita davvero tanto, almeno secondo me. Direi di riprendere da quello che è il capitolo numero 32. Non ci siamo persi chissà che, siamo nella fase finale pre-torneo, per intenderci il momento in cui gli universi stanno reclutando gli ultimi combattenti. Protagonisti di questo capitolo sono sicuramente l'universo 7 ma anche l'universo 6. Kaba è stato mandato da Champa a reclutare altri Saiyan. Chiaramente Kaba si reca presso il pianeta Sadala, in particolare presso una zona abbastanza malfamata del pianeta Sadala, la zona di Califla. Califla è un personaggio che sicuramente non ha bisogno di ulteriori presentazioni, però comunque viene evidenziato come sia abbastanza forte da riuscire a contrastare anche il governo del pianeta Sadala stesso. O meglio, il governo non riesce a controllarla, tanto che Califla nella sua zona fa praticamente quello che vuole indisturbata. Ancora una volta viene evidenziato come gli Saiyan dell'universo 6 abbiano un potenziale nettamente superiore a quelli dell'universo 7, mi riferisco essenzialmente ai Saiyan puri e non ai mezzi Saiyan. I Saiyan puri dell'universo 7 sono Goku e Vegeta, entrambi hanno faticato diversi anni prima di raggiungere lo stadio del Super Saiyan, al contrario sia Kaba ma anche Califla hanno raggiunto questo stadio abbastanza facilmente. Califla non viene mostrata in Super Saiyan durante questo capitolo, però comunque dai discorsi fatti nella macchina di Kaba si intuisce che Califla abbia raggiunto questo stadio abbastanza velocemente ma anche abbastanza facilmente. Ma non è comunque Califla il personaggio che più ha attirato la mia attenzione, infatti è Kale. Kale sembra nascondere una forza molto superiore a quella che normalmente vuole mostrare. Per farvi un esempio, quando c'è il combattente di Sadala che impugna la pistola contro Califla, Kale in un istante disarma il combattente e distrugge la pistola, e nemmeno probabilmente la stessa Califla si è accorta di questo movimento. Quello che credo è che già allo stadio base Kale sia nettamente superiore a Califla. Diciamo che nell'anime è stata mostrata un po' più timidina inizialmente Kale, invece qui sembra essere notevolmente più forte. Ma non è soltanto questo episodio, per esempio quando Kaba si va a trasformare in Super Saiyan, Kale fa una faccia parecchio strana, come se già fosse al corrente di questo stadio. Senza contare che praticamente riesce a disarmare con estrema facilità Kaba Super Saiyan, senza che lo stesso Kaba riuscisse a seguire il movimento di Kale. Quindi sicuramente già lo studio base è presentata come un personaggio parecchio forte. Io anzi credo, poi posso sbagliarmi, che magari Kale voglia nascondere la sua vera forza per non sminuire il personaggio di Califla. Califla è comunque un personaggio che ha un grande ego, che comunque ha una smania di protagonismo abbastanza elevata, e Kale chiaramente ha la sua solita, diciamo, venerazione per Califla, quindi credo che voglia nascondere volutamente la sua grande forza. E forse potrebbe nascondere anche di più. Infatti il personaggio di Kale è stato gestito in maniera un po' diversa rispetto all'anime. Nell'anime Kale raggiunge il Super Saiyan insieme a Califla, invece ancora, per quanto riguarda il manga, non l'ha raggiunto. Io credo, poi chiaramente posso sbagliarmi, che Kale sia già capace di trasformarsi in Super Saiyan, soltanto che per i motivi detti prima voglia nascondere questa forza, anche perché comunque Kale quando si trasforma perde il controllo e quindi temendo di poter fare magari del male alla sua sorellona stessa voglia nascondere questo enorme potere che risiede dentro di lei. È soltanto un'ipotesi, niente di certo, però potrebbe starci. Ma veniamo a quello che è l'universo 7. Ho adorato sicuramente la scena in cui Vegeta praticamente esce da casa di Bulma, da casa sua tra l'altro, e incontra tutti quanti gli altri partecipanti al torneo del potere, ovviamente del proprio universo. In quel contesto ho avuto una sorta di sensazione di Vegeta come leader dell'universo 7, ed è una sensazione che sicuramente ho trovato molto gradevole. Chiaramente sia lui che Goku devono guidare questo universo 7 verso la sopravvivenza. Rispetto all'anime sono mancate diverse scene, quali per esempio il combattimento di Gon con Goku, il combattimento di Goku con Freezer, scene che comunque sono state sintetizzate in qualche modo, omesse completamente. Peccato perché comunque erano scene parecchio belle, però comunque essendo scene pre-torneo ed essendo il manga leggermente più veloce rispetto all'anime, ovviamente nel presentare le storie come giusto che sia, alla fine credo che ci possa stare ometterle, anche se sicuramente sarebbe stato bello vederle. Per quanto riguarda Gon in particolare, spero che durante il manga venga gestito parecchio bene. Nell'anime sono stato contento di vederlo in azione diverse volte, sono stato contento di come si è
stato gestito, soltanto che credo che Gohan sia uno dei personaggi più mal disegnati durante il complessivo torneo del potere, il che forse ha sminuito un po' le sue scene epiche, quindi spero che comunque nel manga venga gestito un po' meglio, leggermente meglio. Sicuramente comunque i disegni fatti da Toriyama e Toyotaro saranno di un livello molto molto alto. Per quanto riguarda Freezer invece, l'unica cosa che mi viene da dire, per il resto è comunque abbastanza simile all'anime, l'unica differenza che forse mi sento di sottolineare, vado comunque a memoria, è che nell'anime quando si parla dell'allenamento mentale fatto da Freezer nell'aldilà, è un allenamento che comunque l'ha portato a controllare meglio la forma Golden e quindi mantenerla per più tempo. Invece qui nel manga sembra che questo allenamento mentale abbia addirittura anche aumentato il potere della forma Golden, quindi sicuramente Freezer sarà un personaggio da tenere d'occhio. Nell'anime comunque fino ad ora ha avuto un ruolo abbastanza fondamentale, non vedo l'ora di scoprire come sarà gestito nel manga. Ultima cosa, quando Goku ha parlato dello scontro contro Toppo ha fatto intendere che non si sia impegnato, almeno da quello che ho capito io, al 100%, quindi credo abbia combattuto in blu e non in blu definitivo, però comunque Toppo si è dimostrato sicuramente un avversario notevolmente forte. Cosa invece assai particolare è che viene detto che comunque gli universi sono così vasti che nemmeno i Kaioshin o gli Akaishin conoscono tutti quanti i combattenti presenti negli universi, il che magari potrebbe aprire qualche spiraglio per nuove saghe future, magari potrebbero esserci combattenti all'interno degli universi che già conosciamo che sono fortissimi ma che gli dei della distruzione o gli Kaioshin non conoscono nemmeno. Un dettaglio sicuramente parecchio interessante. Io continuo a dire che il manga merita davvero tantissimo, vi consiglio veramente di seguirlo. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel mi piace, un commento fa sempre piacere, iscrivetevi al canale, bella!